Tutti e benvenuti a questo secondo webinar sulla fatturazione elettronica. Come tutti sapete, dal 31 marzo 2015 scatta l'obbligo per legge di fatturazione elettronica, dunque il Comune non potrà più ricevere né tantomeno pagare fatture pervenute in forma cartacea. Dunque arrivare pronti a questa data è necessario da oggi e nei prossimi mesi porre in essere alcuni adempimenti. Adempimenti che avrete trovato indicati nei questionari che abbiamo mandato, di cui stiamo ricevendo il 27, era la data di scadenza, li stiamo ricevendo e stiamo validando. E Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in collaborazione con ANCI IFEL, sta cercando di mettere in campo una serie di iniziative e veicolando una serie di materiali che potete trovare sul sito di IFEL proprio per aiutare i comuni, accompagnare i comuni verso diciamo, all'arrivo della data del 31 marzo 2015. E anche l'incontro di oggi è finalizzato proprio a questo, quindi un incontro interattivo voluto proprio per dare risposta a vostri dubbi, a vostri quesiti, anche magari la segnalazione di alcune problematiche, di alcune criticità alle quali si proverà a dare una risposta. E a tal fine passo immediatamente la parola a Claudio Di Stefano dell'Agid, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, che illustrerà brevemente l'obbligo, cosa comporta l'obbligo del 31 marzo e poi sarà a vostra disposizione per rispondere alle domande. Grazie. Allora, buongiorno a tutti quanti, io ringrazio appunto chi mi ha preceduto e l'IFEL e l'ANCI insieme per l'attività congiunta che stiamo facendo per poter riuscire ad arrivare serenamente alla data del 31 marzo con l'avvio appunto degli obblighi di fatturazione elettronica PA da parte di tutti quanti gli enti locali. Facciamo una breve chiacchierata sulla fatturazione elettronica partendo in generale dalla governance nazionale. La fatturazione elettronica è uno dei progetti strategici dell'Agenda Digitale Italiana e quindi abbiamo che la Presidenza del Consiglio dà appunto indirizzo e vigilanza all'Agenzia per l'Italia Digitale che effettua insieme, quando le competenze istituzionali da parte di tutti i portatori di interessi, quindi in questo caso relativamente agli enti locali, ad ANCE e IFEL, appunto per l'effettuazione di quelle attività che possono aiutare, assistere e possono aiutare e assistere tutti quanti gli enti locali nell'attuazione dei decreti. Come abbiamo detto, il processo di fatturazione elettronica dipende, appunto, nasce dal 2008, dalla finanziaria del 2008, dove appunto si prescriveva che tutte quante le pubbliche amministrazioni, a partire da una data, non potessero più accettare nessuna fattura se non in formato elettronico. Questa data è stata fissata nel 6 giugno 2014 scorso, quindi per alcune amministrazioni centrali, quali i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, ed è estesa attraverso un decreto legge 66 del 24 aprile di quest'anno, al 31 marzo per tutte le restanti pubbliche amministrazioni, compresi appunto gli enti locali, e le regioni e tutte le altre autorità pubbliche dello Stato. Il sistema cosa cambia? Cambiava che prima il fornitore e l'ente avevano un rapporto diretto, quindi veniva una prestazione che veniva poi fatturata e la fattura veniva inoltrata alla pubblica amministrazione attraverso l'invio diretto. Adesso il nuovo sistema prevede che la fattura venga dematerializzata, quindi ci si abbandoni la carta, si abbandoni la carta e la fattura dematerializzata venga inviata ad un sistema in mezzo fra il fornitore e la pubblica amministrazione. Questo sistema in mezzo è il sistema di interscambio che è gestito dall'Agenzia delle Entrate per il tramite del partner Sogei. Quindi gli operatori economici effettuata la prestazione effettuano una fattura elettronica che viene inviata al sistema di interscambio. Il sistema di interscambio fa dei controlli formali soltanto sull'intestazione della fattura e dopodiché provvede a destinarla alle amministrazioni. Per cui in questo modo vediamo che vengono instaurati dei rapporti di comunicazione separati e completamente slegati. L'operatore economico
dialoga e quindi comunica con il sistema di interscambio nelle modalità che ritiene più opportune, ovviamente fra quelle indicate dal progetto di fatturazione elettronica, stesso che vedremo più avanti, stesso identico discorso avviene per la pubblica amministrazione. Ogni pubblica amministrazione effettua un collegamento, una comunicazione con il sistema di interscambio ai fini della fatturazione elettronica. Ma come vengono consegnate queste fatture in formato elettronico? Qual è l'elemento discriminante? Qual è l'indirizzo della pubblica amministrazione? Per trovare l'indirizzo della pubblica amministrazione, quindi per trovare l'elemento che è inserito nella fattura, consenta al fornitore di individuare una e una sola amministrazione e al sistema di interscambio idem per poterla consegnare a chi di competenza. Per fare questo si è mutuato all'IPA, l'indice della pubblica amministrazione. L'IPA, indice della pubblica amministrazione gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è un archivio che contiene tutte le informazioni relative alle pubbliche amministrazioni. Quindi contiene per ogni amministrazione che si doveva accreditare sull'IPA dal 2005, quindi dal codice dal CAD, dal codice dell'amministrazione digitale, all'interno dell'IPA ogni amministrazione ha una sua pagina, ha un suo spazio privato e all'interno dell'IPA ogni amministrazione si doveva configurare con una struttura di uffici, quindi unità organizzative e aree omogenee organizzative. Una volta che si è deciso quali sono gli uffici, quindi le unità organizzative che sono deputate alla ricezione delle fatture elettroniche, sull'indice della pubblica amministrazione viene inserito relativamente a quell'ufficio il servizio di fatturazione elettronica. Adesso più avanti vedremo meglio in dettaglio di che cosa parliamo. L'unico elemento di cui volevo appunto dire è che ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica ha un codice di 6 cifre. Questo è il codice che identifica l'ufficio, l'amministrazione e permette al fornitore di, inserendolo nella fattura, di inviare la fattura al giusto destinatario. È chiaro che il sistema di interscambio, fungendo da intermediario, quindi fungendo da postino di tutte quante queste fatture elettroniche, provvede a rilasciare quelle che sono le notifiche, la notifica di presa in carico della fattura, la notifica di consegna della fattura e in casi più evoluti, qualora l'amministrazione accettasse o rifiutasse la fattura, anche le notifiche relative al rifiuto della fattura piuttosto che all'accettazione di questa fattura. Queste notifiche sono firmate digitalmente dal sistema di interscambio, per cui sono opponibili legalmente. Costituiscono uno strumento che può essere utilizzato dall'operatore economico per poter avere pagato il proprio credito. La fattura elettronica quindi diventa un file, è un file in formato XML, che è un file dati, è un file appunto che contiene delle informazioni ed ha una struttura di informazioni che devono essere inserite appunto dagli operatori economici, che è definita questa struttura, quindi questo insieme di campi che devono essere compilati, è definita all'interno delle specifiche tecniche operative sul formato della fattura elettronica. Questa specifica, quindi tutto quanto il tracciato del file, fattura, si trova all'interno di un sito che è stato un sito istituzionale che è stato creato per la fattura elettronica che si chiama www.fatturapa.gov.it. Lì, oltre a tutte le informazioni relative generiche relative alla fattura elettronica, trovate anche le specifiche tecniche che descrivono il tracciato record del file XML di fattura elettronica. Il file è quello che vedete nella slide, cioè un insieme di campi che devono essere riempiti con delle informazioni. Quella fondamentale per la consegna è appunto il codice ufficio IPA, l'ID codice ufficio, che identifica gli uffici di fatturazione elettronica e che si trovano all'interno dell'IPA. Il file fattura, la fattura deve essere firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata e poi inviati al sistema di interscambio che effettua dei controlli formali, dopodiché provvede, qualora i controlli formali siano ovviamente ok, positivi, provvede ad inoltrarli alla pubblica amministrazione destinataria. L'Agenzia per l'Italia Digitale insieme ai DIFEL ha anche il compito di fare dei report per il governo per appunto la fatturazione elettronica, quindi monitorare gli andamenti e quindi gli adempimenti da parte delle amministrazioni che devono effettuare gli adempimenti che sono chiamate appunto agli obblighi del 31 marzo. Gli enti locali devono identificare i responsabili della fatturazione elettronica, devono definire quanti e quali uffici di fatturazione elettronica all'interno del proprio ente saranno deputati a ricevere la fattura elettronica e in più si chiedeva di fornire dei dati statistici dimensionali.
Dopodiché doveva fare, effettuare un piano di diffusione delle attività. Andiamo a vedere meglio le attività che devono fare. L'ente locale che deve avviare la propria fatturazione elettronica deve preventivamente effettuare delle analisi del proprio processo. Quindi la prima attività che deve effettuare è quella di un'analisi del processo di ricezione delle fatture. Quindi deve decidere se le fatture che arriveranno al proprio ente locale devono arrivare in un punto unico, in un ufficio unico di ricezione di fatture, oppure se si decide di effettuare per ogni centro di competenza dell'ente locale un ufficio di ricezione della fattura. Quindi vediamo i due casi lì nelle slide, appunto abbiamo un caso unico con un unico ufficio di ricezione che poi provvede, una volta ricevuta la fattura, provvede a smistarlo agli interni uffici competenti. Oppure, qualora appunto gli uffici siano più, ogni ufficio competente riceve la propria fattura, poi provvede a lavorarla, a gestirla e quindi a mandarla nei sistemi di conservazione e di contabilità che sono della pubblica amministrazione. Una volta che si è deciso quanti e quali sono gli uffici che dovranno ricevere la fattura elettronica, devono effettuare un'analisi della propria infrastruttura tecnologica, cioè devono individuare qual è il canale che devono utilizzare questi uffici con il sistema di interscambio. Come vedete dalla slide, appunto, il disegno indica appunto che la pubblica amministrazione può colloquiare con il sistema di interscambio attraverso quattro canali di comunicazione. Può utilizzare una porta di dominio, che è appunto una porta di dominio qualificata, quindi è necessario essere su SPC e avere sull'SPC avere una porta di dominio qualificata dall'AGID. Se si sceglie di utilizzare la porta di dominio come canale di comunicazione, è necessario effettuare delle attività di accreditamento di questa porta di dominio con il sistema di interscambio. Per cui sul sito www.fatturapia.gov.it, attraverso appunto una procedura online, si provvederà ad accreditare questo canale. L'accreditamento è anche una sperimentazione del canale, cioè si verifica che tutte le attività sono adeguate e vanno. Un'altra modalità di ricezione è la PEC, che è sicuramente lo strumento più semplice e più immediato. La posta elettronica certificata, si può decidere e indicare, con il sistema di interscambio che l'ufficio, ragioneria colloquia con il sistema di interscambio attraverso una PEC, ad esempio ragioneria@pec.it, sto facendo un esempio molto banale. In questo caso non è necessario nessun accreditamento. Nella fase di adeguamento delle informazioni all'interno dell'indice della pubblica amministrazione, bisognerà modificare il canale di comunicazione, bisognerà inserire come canale di comunicazione appunto la PEC. Vedremo più avanti un maggiore dettaglio di quanto sto dicendo. Un'altra modalità è il file transfer, il protocollo del file transfer, l'FTP. Appunto, in questo caso stiamo parlando di protocolli tecnologici che l'ente locale deve avere propri e deve poter effettuare. In questo caso, appunto, è necessaria una struttura di supporto con le attività informative, poiché il file transfer necessita di delle attività di elaborazione con continuità. Per cui in questo caso è necessario, appunto, si consiglia questa modalità per elevati volumi di fatture. In questo caso, come per la porta di dominio, è necessario accreditare il canale presso il sistema di interscambio. L'ultima modalità è attraverso intermediari, cioè tra il sistema di interscambio e la pubblica amministrazione si può porre in essere un altro soggetto che riceve in nome e per conto della pubblica amministrazione e provvede successivamente a destinarlo nelle modalità in cui si ritiene più opportuno. L'intermediario deve avere un accordo con l'ente locale e possiamo trovare degli intermediari sia che siano soggetti privati come che siano delle altre amministrazioni. Quindi, ad esempio, possiamo avere delle aggregazioni di altre amministrazioni che si fanno da intermediarie e ricevono le fatture per conto. O un altro esempio di amministrazioni sono le regioni. Alcune regioni, e quelle che vedete lì indicate, Lazio, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Trento, Calabria, Lombardia, Toscana e Marche, sono già attivate, si stanno attivando per fungere da intermediari per tutti i comuni del territorio. In quel caso ci si può informare con loro per l'attività appunto di intermediazione, cioè per far sì che essi ricevano le fatture in nome e per conto dell'ente locale e provvedono anche alla conservazione di queste fatture. Altri intermediari possono essere dei soggetti privati, quindi con un accordo con
contratto commerciale si può affidare ad un soggetto privato, che possa essere un istituto bancario piuttosto che una software house, il compito di ricevere le fatture per poi consegnarle alla pubblica amministrazione. Gli elementi fondamentali, le milestone, i processi, le fasi del processo di fatturazione elettronica, quindi sono state definite in quattro milestone. La prima è il caricamento degli uffici di fatturazione elettronica all'interno dell'indice PA. La seconda è la comunicazione ai fornitori dei codici di fatturazione elettronica che questi fornitori dovranno utilizzare per destinare le fatture. La terza è l'adeguamento dei sistemi informativi e in ultimo, il banale, l'avvio, che ovviamente è fissato per legge nel 31 marzo, ma che può essere anticipato. Andiamo a vederli in dettaglio. La prima milestone è il caricamento degli uffici destinatari di fattura elettronica. Come abbiamo detto, l'IPA è un archivio, quindi contiene tutte le informazioni dell'amministrazione. Ogni amministrazione va all'interno della propria parte riservata all'interno di IPA e attraverso appunto l'elenco degli uffici può avere una visione di quali sono gli uffici che sono stati inseriti all'interno dell'IPA. Fra questi deve scegliere quelli che sono, fra questi o comunque in generale deve scegliere quali sono gli uffici destinatari di fattura elettronica e a questi deve inserire sempre online attraverso una procedura che è descritta nella documentazione che più tardi vi indicherò, deve inserire il servizio di fatturazione elettronica. Cioè far diventare quell'ufficio generico un ufficio di ricezione di fattura elettronica. È chiaro che se all'interno dell'IPA la situazione non è aggiornata, per cui l'ufficio che noi riteniamo destinatario di fatturazione elettronica non è inserito all'interno di quell'area riservata, sarà ovviamente necessario prima inserire l'unità organizzativa, quindi l'ufficio, e successivamente associare a questo il servizio di fatturazione elettronica. Il decreto legge 55/2013 fissa in 3 mesi precedenti all'avvio della fatturazione elettronica il limite massimo per il caricamento degli uffici destinatari di fattura elettronica all'interno dell'IPA. Quindi l'attività di aggiornamento dell'indice della pubblica amministrazione, quindi di aggiornamento di tutte le informazioni di tutti i servizi di fatturazione elettronica, deve essere completata entro il 31 dicembre del 2014. Abbiamo detto quindi che si entra all'interno dell'indice PA, si trova la propria area riservata, si vede l'ufficio, si individua l'ufficio che si vuole destinare alla ricezione di fatture elettroniche e appunto all'interno del servizio, nell'area riservata, si chiede l'aggiunta del servizio. Apparirà una maschera così come indicata, come si vede nella slide. In questa maschera dovranno essere indicate delle informazioni. L'informazione più fondamentale è appunto il canale di trasmissione, cioè il canale di comunicazione che si intende utilizzare per colloquiare con il sistema di interscambio. Questo canale, come abbiamo detto, può essere la PEC oppure l'SPC-COP, che è la porta di dominio, l'SDFTP, che sarebbe appunto il file transfer, oppure l'intermediario, nel caso in cui si intende utilizzare un intermediario. Qualora io devo utilizzare un intermediario, devo flaggare sicuramente la parte dove c'è scritto intermediario. Dopodiché dall'intermediario mi devo fare dare il canale di ricezione che devo indicare, per cui l'intermediario può scegliere sempre fra i tre indicati, PEC, SPC-COP, cioè porta di dominio o FTP. Quindi mi deve dare tutti gli estremi, la URI nella fattispecie oppure l'indirizzo di PEC da inserire all'interno della pagina del servizio elettronico. Salvando questa aggiunta del servizio, l'ufficio diventa un ufficio di fatturazione elettronica. Per cui sull'IPA comparirà per ogni ufficio a cui è stato associato il servizio una videata di questo genere che contiene appunto la denominazione e, come vedete in rosso ben specificato, il codice univoco ufficio che identifica quello e quel solo ufficio e deve essere inserito dal fornitore all'interno della fattura e consente al sistema di interscambio di poter destinare la fattura all'ufficio deputato. È chiaro che, come ho detto prima, sull'IPA ci stanno tutti gli uffici che sono staffati, sono strutturati all'interno della pubblica amministrazione e tutti gli uffici sono identificati da un codice simile. Gli unici codici che sono riconosciuti dal sistema di interscambio e che devono essere inseriti nella fattura sono i codici ufficio di uffici a cui è stato associato il servizio di fatturazione elettronica. All'interno della pagina e delle informazioni generiche del servizio di fatturazione elettronica c'è anche la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica. Questa data è fissa di default al 31 marzo
per tutte le amministrazioni che partono nella seconda fase, ma può essere anticipata. Qualora quindi il fornitore decida di voler, qualora l'ente locale decida di voler partire, avviare le attività in anticipo e quindi di partire con la ricezione delle fatture elettroniche da una data antecedente al 31 marzo, previo accordo con i propri fornitori e comunicazione ufficiale all'Agenzia delle Entrate che gestisce il sistema di interscambio, allora in quel caso, dopo aver fatto questa attività, può modificare quella data di avvio di servizio, ovviamente anticipandola e non posticipandola. Il nome dell'ufficio è ovviamente indicato nelle informazioni che possono essere inserite, tranne nel caso in cui si tratta di un ufficio centrale di fatturazione elettronica, che è una misura che è stata presa, cautelativa nei confronti dei fornitori, che più tardi andremo a meglio dettagliare. La seconda milestone è la comunicazione ai fornitori. La comunicazione ai fornitori, ogni ente locale, una volta avendo deciso gli uffici che devono essere destinatari di fatturazione elettronica, una volta avendo deciso qual è il canale di comunicazione e quindi una volta che hanno i codici che devono essere utilizzati per la fattura elettronica, devono censire tutti i contratti in essere e comunicare ai fornitori dei contratti in essere qual è il codice univoco ufficio che il fornitore deve utilizzare nella fatturazione. Ovviamente per tutti i contratti che avvengono successivamente dovrà essere inserito già in fase contrattuale il codice ufficio da utilizzare. Completare queste attività devono essere completate ovviamente almeno un mese prima dell'avvio, poiché si deve dare modo ai fornitori di poter avviare a gestire le proprie anagrafiche. Quindi questa attività deve essere completata entro il 28 febbraio del 2015. La terza milestone è, come abbiamo detto, l'adeguamento dei sistemi, quindi la verifica che tutti i canali comunicativi di trasmissione sono con il sistema di interscambio sono validi e funzionanti, e l'adeguamento dei propri sistemi interni informativi. Quindi il sistema interno informativo deve poter ricevere la fattura in formato XML, deve poterla gestire e quindi evitare che vengano effettuati degli sprechi o delle attività che non sono consone alla gestione dell'attività della fatturazione elettronica e poi deve provvedere alla conservazione in formato elettronico della fattura elettronica. Questa attività deve essere, quindi tutti gli adeguamenti devono essere completati almeno 15 giorni prima dell'avvio, per cui entro il 15 marzo del 2015. Come ho detto prima, l'avvio volontario, qualora appunto si voglia partire in anticipo con un accordo con il fornitore, una comunicazione di avvio al sistema di interscambio, quindi all'Agenzia delle Entrate, si può procedere ad avviare in anticipo. Come ho detto prima, trovate sull'indice della pubblica amministrazione per ogni amministrazione un ufficio centrale di fatturazione. Allora, sono a seguito dei tavoli di concertazione con i fornitori, quindi con la Confindustria e con tutti i portatori di interessi, ci si trovava nella situazione in cui alcune amministrazioni potevano non essere adempienti, cioè delle amministrazioni che non avevano adempiuto agli obblighi di legge e non avevano ovviamente inserito il codice di ufficio, necessario alla fatturazione elettronica. Allora, in questo caso si è deciso di creare per tutti di default, su tutte le amministrazioni presenti in IPA un ufficio centrale di fatturazione elettronica. Questo ufficio, che appunto ha un codice e associato un servizio di fatturazione elettronica, ha associato come canale di comunicazione la PEC principale dell'amministrazione. Questo ufficio, il fornitore che non trova appunto, che non ha avuto la comunicazione dall'amministrazione del proprio ufficio, del proprio codice da utilizzare, può utilizzare il codice centrale dell'ufficio centrale indirizzando le fatture. Ovviamente gli uffici centrali, sono controllati dal sistema di interscambio, poiché non devono essere utilizzati indebitamente dai fornitori. Il sistema di interscambio effettua un controllo sulle fatture che arrivano indirizzate agli uffici centrali e verifica che, non esistano all'interno di IPA altri uffici che sono stati, deputati alla ricezione delle fatture elettroniche. Nel caso esistano, la fattura viene rifiutata con l'indicazione del codice è giusto. È chiaro che l'ufficio centrale, una volta che è inserito all'interno dell'indice della pubblica amministrazione, può essere anche utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, può rappresentare anche una comodità per la pubblica amministrazione, poiché si trovano già un ufficio
che è utilizzabile, che ha un codice ufficio e un servizio di fatturazione elettronica di 6 cifre che è riconosciuto dal sistema di interscambio. L'unica accortezza è che all'interno di quell'ufficio centrale di fatturazione è stato associato come canale di comunicazione la PEC principale dell'amministrazione. Quindi, qualora si voglia utilizzare una PEC differente da quella centrale, si può entrare nell'area riservata dell'ente, andare sull'ufficio centrale di fatturazione e modificarne attraverso modifica servizio, il pulsante modifica servizio può modificare il canale di comunicazione, rendendolo ovviamente adeguato alle esigenze, cioè inserendo il canale di comunicazione che si intende utilizzare. Ovviamente l'ufficio centrale non può essere cancellato per almeno 12 mesi successivi all'avvio, quindi fino al 31 marzo 2016 quell'ufficio deve rimanere all'interno di IPA, poiché deve garantire il fornitore di poter inoltrare la fattura della propria prestazione per poter essere pagata. E se volete ulteriori approfondimenti relativamente al sistema di interscambio o a tutte le attività di accreditamento dei canali, di ricezione delle fatture oppure relativi al tracciato della fattura, quindi in questo formato XML, eccetera, tutte le informazioni le trovate sul sito Fattura PA, che è un sito istituzionale creato appositamente per la fattura. Trovate 3 aree che sono appunto l'area degli operatori economici piuttosto che amministrazioni piuttosto che intermediari, e a seconda di questa dell'area di competenza trovate tutte le informazioni di cui necessitate. Per quanto riguarda, scusate, le informazioni relative all'indice della pubblica amministrazione, il sito web è www.indicepa.gov.it e all'interno di questo sito trovate anche tutta la documentazione necessaria alla gestione delle informazioni sull'indice PA, per cui lì trovate tutti quanti i passaggi descritti, potete scaricare il manuale, la guida privata, la guida all'area riservata, che sta a questo indirizzo, all'indirizzo che è indicato lì, trovate appunto tutte le informazioni e tutte le procedure che devono essere attuate per poter modificare, aggiungere, eliminare, correggere i dati che stanno all'interno dell'indice PA. Io con questo ho finito la prima parte, che è la descrizione generica di un approfondimento così a volo d'uccello sulla fatturazione elettronica, e lascerei lo spazio alle vostre domande proprio per entrare un poco meglio nel merito della fatturazione elettronica e porvi appunto assistenza, darvi assistenza rispetto a quello che sono le problematiche che incontrate. Allora, grazie a Claudio, Giancarlo Stefano. Vedo che ci sono già le prime 2 domande. In particolare ci chiedono, in un comune di circa 6.000 abitanti, strutturato in 3 funzionali, è possibile caricare su IPA 3 aree uffici abilitate alla fatturazione elettronica ed associare ad ognuno la PEC dell'ufficio protocollo? Allora, sì, assolutamente sì, nel senso, come ho spiegato prima, ogni amministrazione deve scegliere qual è la struttura deputata alla fatturazione elettronica che intende, configurare. Per cui se decide di avere un unico centro, avrà un unico ufficio che è inserito sull'IPA con un unico canale di comunicazione, qualora invece decide di dare ad ogni area, e quindi di strutturarsi sull'IPA con 3 uffici di fatturazione elettronica, per ogni ufficio dovrà indicare il canale di comunicazione. Nessuno vieta che quel canale di comunicazione, che è uno a uno un ufficio, un canale di comunicazione, sia lo stesso, nel senso io all'interno posso inserire lo stesso canale di comunicazione. È chiaro che in quel caso i fornitori indicheranno dei codici diversi a secondo di quali sono le aree funzionali a cui vuole indirizzare la fattura. La fattura arriva lo stesso al protocollo, ma magari il protocollo ha più facilità nel indirizzarla all'ufficio proprio perché utilizza questo codice di ricezione. Perfetto, grazie. Credo che la risposta sia stata più che esaustiva. Un'altra domanda ci arriva da Cinzia Vernò. Se si vuole avere un unico ufficio deputato a ricevere le fatture elettroniche, nel nostro caso l'ufficio protocollo,
È possibile utilizzare in modo definitivo l'ufficio di fatturazione elettronica centrale modificandone e integrandone informazioni per adeguarle a quanto richiesto per un ufficio destinatario di fatturazioni elettroniche? Assolutamente sì, come ho detto prima, l'ufficio centrale di fatturazione elettronica può essere anche utilizzato, sfruttato dall'amministrazione. Ci sono delle informazioni che ovviamente rimangono fisse e non possono essere variate. Una fra tante è il nome dell'ufficio. L'ufficio centrale ha una propria connotazione, si chiama elettronico PA, mi pare, adesso non ricordo esattamente. Comunque ha un nome fisso che non può essere modificato e quindi con lui neanche il codice di univoco ufficio può essere modificato. Però possono essere aggiornate le informazioni, quali il canale di comunicazione, quindi se ne può scegliere uno che è più adeguato alla ricezione delle fatture elettroniche. Tutte queste informazioni che sono inserite sull'ufficio centrale ovviamente sono delle informazioni tra virgolette private, nel senso agli utenti che consultano l'indice PA non è chiara ed evidente, non lo deve essere, qual è la modalità di comunicazione che la pubblica amministrazione ha scelto con il sistema di interscambio. Da fuori, quindi l'area pubblica, le informazioni che sono pubbliche sono appunto il codice dell'ufficio, la data di avvio, eccetera, cioè le informazioni generiche che consentono al fornitore di poter compilare ed emettere la propria fattura in formato elettronico ed inviarla al sistema di interscambio. Allora, alzo un po' il tono visto la segnalazione. Comunque, una terza domanda chiede, riguarda le password per modificare i dati indice PA. Dove e quando sono state inviate? Allora, le password sono state inviate nel momento in cui ci si è accreditati all'indice PA. È ovvio che le amministrazioni possono avere subito delle profonde modifiche all'interno strutturali, per cui magari sono state perdute, oppure la persona che è referente IVA dell'amministrazione può essere anche non far parte più di quell'amministrazione. In questo caso, all'interno dell'IVA, nella parte area privata, c'è la possibilità di richiedere una nuova password o cambiare il referente dell'indice PA. Quindi, prima bisogna sistemare la situazione con l'indice PA, verificare se le password si hanno, sono ancora valide, semmai richiederne di nuove, dopodiché si entra nella parte privata e si provvede appunto ad aggiornare le informazioni. Allora, un'altra domanda. Se si volesse anticipare la partenza della fatturazione elettronica, lo si deve fare per tutte le fatture ricevute, perché si perde la possibilità di pagare fatture cartacee, o lo si può fare per singolo fornitore, limitando la funzionalità del sistema? Allora, la legge è chiara da questo punto di vista dicendo che la fatturazione elettronica, l'avvio anticipato per fatturazione elettronica deve avvenire previo accordo con tutti quanti i fornitori, per cui è necessario che tutte le fatture passino dal cartaceo all'elettronico definitivamente in un avvio anticipato. Possono essere effettuate delle sperimentazioni all'interno del sito www.fatturapia.gov.it, c'è una parte simulazione, all'interno della parte simulazione possono essere effettuate tutte le sperimentazioni che si vogliono. È ovvio che per accedere alla simulazione, a sperimentazione che ha durata 60 giorni, cioè viene appunto lasciato questo banco di prova, di test con il sistema di interscambio per 60 giorni, è chiaro che bisognerà accedere a quella parte riservata attraverso un'identificazione. L'identificazione è attraverso le credenziali Entratel o Fisco Online oppure attraverso la Carta Nazionale dei Servizi. Allora, una domanda di Paola Menon. Posso cambiare modalità di ricezione delle fatture una volta fatta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate? Allora, tutte le informazioni relative ai servizi di fatturazione elettronica di uffici possono essere modificate in qualsiasi momento e sono valide nella giornata, nel senso, se io oggi ho un canale di comunicazione, ho inserito un canale di comunicazione PEC e domani ho strutturato il mio sistema con un intermediario oppure con una porta di dominio, entro nella zona riservata e cambio l'informazione relativa al canale di comunicazione di quell'ufficio. È chiaro che le modifiche del canale di comunicazione, il sistema di interscambio provvede a
ricevere, a scaricare in formato LDAP dall'IPA tutti i dati di uffici di fatturazione elettronica giornalmente alle 6 del mattino. Per cui se il cambio di questa modifica è intervenuta successivamente alle 6 del mattino, sarà attiva dall'indomani mattina alle 6 del mattino. Quindi si deve avere l'accortezza di verificare che precedente canale sia presidiato almeno per 24 ore dal momento della modifica, o quantomeno fino alle 6 del mattino. Perfetto, grazie a Claudio Di Stefano anche per questa domanda. La prossima domanda è di Anna Maria Bodio, che ci chiede: la fattura diretta a utenti persone fisiche continua a rimanere cartacea? È una domanda che non riesco a capire. La fattura diretta a utenti, persone fisiche. Allora, il processo di fatturazione elettronica è obbligatorio per la pubblica amministrazione, cioè tutti gli operatori che devono spiccare una fattura attiva nei confronti dell'amministrazione, quindi l'amministrazione riceve la fattura, è fattura passiva, la fattura deve essere in formato elettronico. Tutti gli altri rapporti di fatturazione fra persone private, quindi fra privati, rimane nelle modalità che sono previste, almeno fino a quando non cambia la legge, rimangono valide nelle modalità che sono previste. La fatturazione elettronica e quindi l'obbligo di effettuare il file XML che deve essere inviato al sistema di interscambio e quindi poi mandato alla pubblica amministrazione avviene solo nei casi in cui io, fornitore, ho rapporti con una pubblica amministrazione, quindi con un ente, con una pubblica amministrazione, non una persona fisica. Allora, grazie a tutti e due. Roberta D'Ascenzi, per quanto riguarda la conservazione dei documenti, qualora si decida di ricevere le fatture via PEC, ci si può appoggiare anche ad una banca? Credo di sì, nel senso che poi dipende dagli accordi che sono stati presi fra l'ente locale e la banca, l'istituto bancario, nel senso che la banca può provvedere, come ho detto, a effettuare l'intermediario, quindi ricevere in nome e per conto dell'ente locale la fattura che poi viene lavorata dall'ente locale e poi lo stesso intermediario, a secondo il tipo di servizio che si è concordato di attuare, può provvedere alla conservazione, nel senso gli intermediari possono intervenire nella sola ricezione delle fatture e quindi solo nella ricezione come canale di comunicazione, quindi ricezione e destinazione, oppure nella ricezione e inserimento all'interno di un software gestionale per consentire la gestione della fattura, oppure ricezione, gestione e conservazione successiva a termini di norma. Perfetto. Grazie. Giovanni Del Bravo chiede: per le fatture di utenze si prevede un campo standard dove inserire i codici POD contatori come suggerito dall'Agenzia delle Entrate in un recente comunicato? Allora, la comunicazione ai fornitori è ovviamente in funzione di quali fornitori sto analizzando. Io devo censire i contratti che ho in essere, per cui anche i contratti relativi alle grandi utenze, e dopodiché fare una comunicazione al gestore della grande utenza del codice ufficio che devo utilizzare. Qualora appunto ci siano dei POD o codici contatori che siano richiesti, ad esempio l'Enel, per farne una, provvede a individuare le utenze attraverso il COD del contatore, allora in quel caso bisognerà inserire tutte le informazioni che sono necessarie al fornitore per poter individuare l'ufficio destinatario. La legge stabilisce che deve essere comunicato il codice ufficio relativo alla fatturazione. È chiaro che più informazioni diamo al mio fornitore per individuare il servizio, la prestazione che è stata effettuata, che deve essere fatturata, meglio è. Bene, prossima domanda, Roberta D'Ascenzi. Come bisogna comportarsi per quelle fatture relative a spese di piccola entità che vengono liquidate dall'economo con bonifico bancario sul proprio conto? Allora, scindiamo due attività, due competenze. L'Agenzia per l'Italia Digitale effettua il monitoraggio
monitoraggio e quindi l'indirizzo e l'assistenza degli enti locali ai fini degli adempimenti relativi al progetto di fatturazione elettronica, per cui a tutte le attività di aggiornamento dell'IVA, piuttosto che informazioni relative ai file fattura, eccetera. Per quanto riguarda le informazioni relative alla normativa fiscale che non è cambiata, l'organo competente in materia è l'Agenzia delle Entrate, per cui tutte le informazioni e tutte le prassi che devono essere, i comportamenti che devono essere tenuti relativamente alla gestione fiscale di una fattura in formato XML, devono essere chiesti all'Agenzia delle Entrate. Attraverso il sito è possibile chiedere l'assistenza fiscale in vari metodi, attraverso una mail PEC o attraverso call center, eccetera. Inviterei a rifare la stessa domanda all'Agenzia delle Entrate, poiché l'Agenzia delle Entrate, avendo competenza in merito, le risposte che dà sono delle risposte opponibili per legge in realtà, per cui sono delle risposte ovviamente più competenti di quelle che posso dare io. Allora, passiamo alla domanda di Tiziano Germani. Quando è l'ente che deve mettere fattura elettronica, deve seguire il canale di qualsiasi fornitore, magari se può. Allora, ovviamente ci sono dei casi in cui l'ente è anche fatturatore attivo nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, e quindi soltanto se l'ente deve spiccare una fattura nei confronti di un'altra pubblica amministrazione, allora in questo caso deve comunque fatturare in formato elettronico. In questo caso dovrà scegliere anche lato appunto invio della fattura con il sistema di interscambio un proprio canale di comunicazione, per cui può effettuare una fattura in formato XML, inviarla al sistema di interscambio attraverso le modalità che sono stabilite dal sito www.fatturapia.gov.it, che possono essere PEC piuttosto che attraverso un web service all'interno del sito, piuttosto che porta di dominio oppure FTP anche in quel caso, che sono ovviamente slegate totalmente da chi riceverà la fattura. Ora, la domanda era poco chiara e parlava di fatture emesse nei confronti dei fornitori. Ah, io non ho idea di quali fatture un ente locale possa effettuare nei confronti di soggetti privati. Tiziano Germani può eventualmente dare Se ulteriori indicazioni appunto in se dà chat? delle indicazioni in merito, non mi risulta che l'amministrazione possa effettuare delle fatture, ha fatto delle prestazioni ad un fornitore privato e debba emettere una fattura nei confronti di questo fornitore. Qualora lo debba fare, siccome l'obbligo è soltanto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, se la fattura deve essere messa nei confronti di un soggetto privato, può anche essere fatta in formato cartaceo, stante le normative fiscali attualmente. Vedo che in Attuali. chat state aggiungendo dei dettagli, certificazioni ambientali ARPA. Viva la Adesso fattura. risaliamo ai contenuti. Passerei un secondo alla domanda di Barbara Giuliani. Per le fatture emesse da parte dell'amministrazione nei confronti di società di capitali, deve avvenire in modalità elettronica o noi possiamo continuare a farle cartacee? Vale la stessa risposta di prima, nel senso che se questa società di capitali è una pubblica amministrazione, allora la fattura deve essere elettronica, perché la norma dice che nei confronti di pubbliche amministrazioni qualsiasi fattura deve essere inviata in formato elettronico. Per cui se questa società di capitali, ripeto, bisogna capire bene di quali società di capitali si sta parlando. È una società partecipata pubblica ed è compresa all'interno dell'indice Istat di tutte quelle società che concorrono al bilancio consolidato dello Stato. Allora, se è espressamente indicata lì, quale ad esempio Sogei è interna all'elenco Istat, se è all'interno di quell'elenco Istat è soggetta a fatturazione elettronica, per cui può ricevere fatture soltanto in formato elettronico. Ok, Altrimenti possono essere fatte cartacee, ripeto. volevo indirizzare l'attenzione del dottor Di Stefano sugli ultimi due interventi che forse circostanziavano la domanda Sì, precedente, fattura attiva quella di aperta. Fabio Sartore di Carla Villanova. Nel frattempo Esempio di leggo. permuta per cessione automezzo usato, fattura per sponsorizzazione, cioè io utilizzo un automezzo di un privato e quindi non capisco, la prestazione è stata effettuata dall'ente in questo caso?
Fattura per sponsorizzazioni, cioè qualsiasi privato effettua una sponsorizzazione nei confronti del comune, io gli dovrò emettere una fattura. In questo caso la fattura può essere cartacea perché, ripeto, il fornitore non è una pubblica amministrazione, quindi non è soggetto per le leggi attuali, cioè attualmente. Poi si tenderà a fare anche il B2C, quindi anche nel caso dei privati prima o poi arriverà anche la fattura elettronica anche lì, però per adesso non è prevista. Ok, Carla Cavalieri scrive per le fatture emesse dal comune verso enti e privati come ci si deve comportare, direi che la risposta È sempre quello è a rette di asilo sempre nido, illuminazione votiva, affitti di quella. sale. Ripeto, qua stiamo andando oltre le mie competenze, nel senso che, ripeto, io non conosco che cosa siano le rette di asilo nido né l'illuminazione votiva, la posso immaginare ovviamente come cittadino. Però, ripeto, bisogna capire fiscalmente, non, secondo la normativa fiscale, che cosa significa, che cos'è una fattura? Nel senso, se io faccio una ricevuta, non è una fattura, ripeto, qua il campo è veramente un ginepraio. L'unica cosa che dovete sapere è che se io devo emettere una fattura nei confronti di una pubblica amministrazione, sono costretto ad emetterla in formato elettronico. Se io devo emettere una fattura nei confronti di un soggetto privato, giuridicamente soggetto privato, quindi non pubblica amministrazione, allora la fattura può essere messa in formato cartaceo. E mi fermo lì. Anche devo dire che le informazioni di processo per l'attivazione della fattura elettronica sono state fornite in maniera chiara. Passando a Giovanni Del Bravo, come verranno gestite le fatture esenti con bollo con la fattura elettronica? Chiedo se siamo ancora nella fattispecie. Allora, ripeto, in questo caso, ripeto, queste domande sono squisitamente di normativa fiscale. Per tutta la parte relativa al bollo all'interno della fatturazione, sono previsti ovviamente dei campi nel tracciato della fattura, per cui le informazioni relative al bollo sono comprensive all'interno della fattura. Però, ripeto, chiedete informazioni all'Agenzia delle Entrate, per queste specifiche quesiti di normativa fiscale e quindi non inerenti al processo, al progetto di fatturazione elettronica, quindi al progetto di adeguamento da parte dell'ente locale per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche. Ecco, in questo il dottor Stefano ci ha anche fornito le modalità di Sì, all'interno del contatto. sito www.agenziaentrate.gov.it c'è una parte contatti. All'interno della parte contatti si può scegliere se è assistenza fiscale o assistenza normativa. Ovviamente, scegliendo assistenza fiscale, ci sono le modalità con cui si può colloquiare con l'Agenzia delle Entrate per questo motivo. Passiamo a una domanda successiva, Nicola Bellini. È obbligatoria la fase di accettazione rifiuto fatture? Quali sono le conseguenze del mancato adempimento di tali comunicazioni? Allora, la normativa fiscale, come ho detto prima, rimane la stessa, per cui le fatture possono essere accettate o rifiutate entro, credo, 30 giorni. Attraverso la fatturazione elettronica è possibile utilizzare lo stesso canale di comunicazione che è stato utilizzato per la ricezione della fattura, per 15 giorni per effettuare un'accettazione formale o un rifiuto formale nella stessa modalità. Per cui se io entro 15 giorni ho l'informazione che la fattura deve essere rifiutata poiché è intestata ad un altro ente o poiché non c'è sussistenza del credito, per cui ci sono degli errori all'interno della fattura che la invalidano, allora io posso rifiutare formalmente attraverso un esito notifica committente al sistema di interscambio quella fattura. Quella fattura verrà riconsegnata al fornitore con l'indicazione del rifiuto e la motivazione del rifiuto da parte del fornitore. In quel caso il fornitore può rinviare la fattura corretta, e non è necessario effettuare una nota di credito. Superati i 15 giorni, la fattura può essere comunque contestata dall'amministrazione, ma nelle modalità che erano previste precedentemente, cioè attraverso la raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al fornitore sul fatto che la fattura. In quel caso la fattura viene registrata e il fornitore dovrà inviare una nota di credito in annullamento di quella fattura errata. Domanda successiva, Maria Serena Lodetti, cosa succede se alla data del 1° luglio 2015 l'amministrazione ha ancora fatture emesse prima del 31 marzo 2015 da pagare?
Allora, la domanda è competente nel senso che probabilmente Maria Serena Lodetti si è letta il decreto ministeriale che prevede che successivamente a 3 mesi dall'avvio all'avvio della fatturazione elettronica, l'amministrazione non può procedere a nessun pagamento, neppure parziale, se non a fronte di una fattura elettronica. Per cui tutte le fatture cartacee possono essere pagate fino al 1 luglio 2015. Successivamente la fattura dovrà essere necessariamente elettronica, cioè io posso effettuare un pagamento solo a fronte di una fattura elettronica. Per la Villanova, nelle fatture delle utenze, tutte le informazioni relative ai consumi, alle letture e alle tariffe saranno contenute nel tracciato della fattura elettronica? Allora, il tracciato è un tracciato standard per cui contiene delle informazioni, tanti campi contiene dei campi che sono obbligatori e sono le informazioni che sono fiscalmente richieste dall'articolo 209 che definisce la fattura. Poi ci sono dei campi che sono facoltativi nel quale il fornitore può inserire delle ulteriori informazioni anche d'accordo con l'ente locale. Per quanto riguarda le informazioni relative alle letture e a tutte le altre informazioni, è fatto anche facoltà all'operatore economico di inserire all'interno del file fattura XML qualsiasi allegato. Quindi il file fattura può contenere dentro un allegato che può avere qualsiasi natura, può essere anche lo stesso contratto. In alcuni casi, per il pagamento di determinate fatture, il fornitore deve fornire anche il contratto piuttosto che l'accordo, eccetera, per la lavorazione della fattura. In quel caso il fornitore può provvedere ad inserirlo come allegato alla fattura XML. Perfetto, grazie. Vedo che questo intervento di Cinzia Bernò era legato, credo, alla risposta che ha già dato il Sì. dottor Di Stefano prima. Poi abbiamo Vicente Tomagis che chiede: referente per la fatturazione elettronica, può essere nominato qualsiasi dipendente anche in qualifica non apicale nell'ente? E quale organo deve provvedere alla nomina? Allora, il referente della fatturazione elettronica è un'interfaccia, cioè è colui che per l'amministrazione riferisce e si interfaccia con gli enti governativi, fra cui anche l'Agenzia dell'Italia Digitale o l'IFEL, piuttosto che il sistema di interscambio, quindi l'Agenzia delle Entrate, ai fini di eventuali problematiche o per appunto il monitoraggio degli adempimenti. Per cui è una scelta dell'amministrazione nominare un referente della fatturazione elettronica e può essere anche un dipendente, io presumo, non ha una particolare carica giuridica e un particolare contratto apposito, è soltanto un'interfaccia dell'amministrazione, per cui ovviamente dovrà essere nominato dall'amministrazione come interfaccia ai confronti della fatturazione elettronica. Allora, una domanda di Maria Cristina Mordeu. Attualmente il nostro ente registra al protocollo generale tutte le fatture, prima di passarle alla ragioneria per la contabilizzazione. Con il nuovo sistema, cosa si può consigliare? È possibile procedere direttamente con l'invio delle fatture alla ragioneria senza protocollarle in segreteria? Allora, il decreto legislativo 66 prevede che debba essere mantenuto anche un registro delle fatture, che poi deve essere consegnato all'Agenzia delle Entrate con una cadenza che adesso non conosco in realtà. Quindi è chiaro che tutte quante le fatture dovranno essere in qualche modo protocollate e registrate. Questa attività lo può fare l'ufficio di protocollo piuttosto che gli uffici di contabilizzazione, gli uffici di ragioneria. È una scelta che l'amministrazione deve effettuare. È chiaro che è più comodo ricevere le fatture tutte in un unico centro collettore che poi provvede a smistarle a chi di competenza, perché in quel modo avrete soltanto un codice, perché in quel modo avrete soltanto un'interfaccia con il sistema di interscambio, e perché in quel modo vi consente la registrazione delle fatture, prima di lavorarle e quindi di avere un registro delle fatture immediato, tra virgolette. Per cui credo che quella può essere una soluzione, ma ovviamente bisogna analizzare caso per caso a secondo di quante fatture ricevete, di qual è e di come è strutturato la ragioneria per la contabilizzazione. Sono tanti elementi e tante informazioni che devono essere prese in considerazione appunto nell'analisi del processo di fatturazione, cioè bisogna vedere ad oggi come arriva la fattura e verificare quel file come può essere gestito successivamente.
Allora, domanda successiva. Lorenzo Ferrari, per quanto riguarda l'obbligo di pagamento fatture della PA, da quando si calcola la scadenza della fattura, il sistema di interscambio darà già un numero di protocollo? Assolutamente no, il sistema di interscambio effettua un'attività di mero postino, tra virgolette, nel senso che il sistema di interscambio riceve le fatture dal fornitore, effettua un controllo solo formale sull'intestazione, per cui verifica che la firma di chi ha firmato la fattura sia valida e sia riconosciuta, che tutti i campi obbligatori siano stati riempiti, che il codice univoco ufficio sia reale, esistente e sia ben individuato. Queste informazioni, cioè fa questo controllo, se questi controlli che sono e comunque sono dichiarati all'interno del sito www.fatturapia.gov.it, quindi se volete approfondire quali sono i controlli che effettua lo SDI, lo trovate lì. Una volta effettuati questi controlli, provvede a destinare la fattura. La lavorazione e tutta la gestione di questa fattura, che ripeto, non cambia fiscalmente rispetto alla fattura cartacea, per cui se cartaceamente i termini di scadenza erano 30 giorni dalla data fattura, adesso saranno 30 giorni dalla data fattura che è indicata nel formato elettronico. Perfetto, grazie dottor Di Stefano. Vediamo Lorenzo Ferrari che chiede, per quanto riguarda l'obbligo di pagamento fatture della PA, da quando si calcola la scadenza È della fattura? Ok, quella lì. chiedo scusa, Un'altra Barbara informazione, Giuliani. approfitto di questa un attimo per dire un'altra informazione. Ovviamente la fattura elettronica consente pure di effettuare quello che è il monitoraggio della spesa da parte, il monitoraggio della spesa pubblica da parte della piattaforma di certificazione dei crediti. Per cui è previsto che che il flusso delle fatture che arrivino al sistema di interscambio possa essere passato alla piattaforma dei crediti soltanto in alcune informazioni relative ai campi. Una di queste informazioni è appunto la data di scadenza che il fornitore ha inserito nella fattura. È chiaro che quell'informazione che viene passata, ovviamente, brutalmente, tra virgolette, alla piattaforma dei crediti è poi sottoposta all'approvazione, modifica e aggiornamento da parte dell'amministrazione. Per cui l'amministrazione dovrà entrare sulla piattaforma dei crediti, che è argomento separato da fatturazione e non la confondiamo, sono due cose separate, gestite separatamente e effettuate separatamente, entrando nella parte riservata della piattaforma dei crediti, gli verrà proposta un insieme di fatture che hanno un insieme di scadenze che devono essere aggiornate, verificate e approvate, tra virgolette, come scadenze. Perfetto, grazie. Quindi l'errore è stato utile. Barbara Giuliani Assolutamente sì. 2 chiede se sull'IVA viene indicato un codice ufficio centrale e un codice uffici periferici e il fornitore invia una fattura solo con un codice ufficio periferico tramite il canale PEC. La stessa arriva anche all'ufficio centrale? Assolutamente no, nel senso sono due cose distinte e separate. Ogni ufficio, sia esso centrale, periferico, comunque sia un ufficio di fatturazione elettronica inserito sull'IPA, ha un proprio codice. Questo è il codice che viene inserito dal fornitore nella fattura e viene inviato. Per ogni ufficio è stabilito un canale di comunicazione. E quindi se io ho inserito il codice dell'ufficio centrale, la fattura arriverà con quel canale di comunicazione all'ufficio centrale. Se io l'ho inserito il codice dell'ufficio periferico, arriverà all'ufficio periferico. Sono separati. Giovanni Del Bravo, una fattura ricevuta prima del 1 aprile 2015, quindi in cartaceo, con esecutività 2016, non so decifrare l'acronimo per non esecutivo prima, per CRE non di esecutivo prima, nel 2016. Al momento del pagamento dovrà essere riemessa fattura elettronica? Credo di sì, però ripeto, questa è un'informazione assolutamente di normativa fiscale, per cui non conoscendo neanche che cosa sia questo CRE, credo che debba essere chiesta sempre all'Agenzia delle Entrate. L'unica Possiamo. cosa, come detto prima, è appunto che dall'1 luglio non si può procedere a nessun pagamento se non a fronte di fatture elettroniche, per cui quelle fatture che devono essere pagate nel 2016 sicuramente dovranno avere un loro pari elettronico. Giovanni Del Bravo può semmai indicarci qual è a cosa si riferisce l'acronimo Giovanni Del Bravo CRE scrive più sotto pure. in. Ok. Nel frattempo passerei alla domanda di Stefano Amencini. Stefano
Siamo un SRL in-house a completa partecipazione pubblica, i soci sono tre comuni e gestiamo le entrate per gli stessi. Ci siamo iscritti all'indice delle pubbliche amministrazioni come gestore di pubblici servizi, era l'unica attività similare, e quindi non ci è stato attribuito il codice univoco per la fatturazione elettronica. Quindi, se ho ben capito, noi non possiamo ricevere da fornitori fatture in formato elettronico, mentre le dobbiamo mettere quando fatturiamo agli enti pubblici soci. Sì, bisogna vedere innanzitutto se questa SRL in-house è inserita all'interno dell'elenco Istat di enti che sono soggetti a concorrere al bilancio consolidato dello Stato. Se siete inseriti all'interno dell'elenco Istat come appunto concorrenti del bilancio consolidato dello Stato, siete una pubblica amministrazione. Se siete una pubblica amministrazione dovete sottostare anche alla fatturazione elettronica, cioè dovete ricevere le fatture in formato elettronico. Come dice lei, vi siete accreditati come gestori di pubblici servizi che non sono soggetti di fatturazione elettronica, ma come lei sa e ha saputo nel momento in cui si è accreditato, le informazioni inserite sull'indice della PA sono di responsabilità di chi le inserisce e di asserzioni di chi le ha inserite. Per cui è chiaro che se voi siete una pubblica amministrazione che avete una staffatura come le altre pubbliche amministrazioni, dovete cambiare all'interno dell'IPA la categoria che avete indicato, quindi dovete indicarvi come ente locale piuttosto che aggregazione di comuni, eccetera, eccetera. Quindi se siete una pubblica amministrazione e quindi siete inseriti all'interno dell'elenco Istat, dovete entrare sull'indice della pubblica amministrazione e cambiare la vostra categoria. Il cambiamento di categoria consentirà poi di avere un ufficio di fatturazione elettronica e tutte le informazioni necessarie. Se siete un SRL e non state sull'indice dell'elenco Istat, presumo che appunto non siate soggetti pubblici e quindi non abbiate necessità di ricevere fatture in formato elettronico. Come finisce lei, in ogni caso deve fatturare in formato elettronico nei confronti dei comuni di cui dipende. Fuori della fattispecie, Giovanni del Sì, Bravo, non è sarà inserita nel possibile comune. trasmettere tramite il sistema di scescarvio progetti di notula o deve trattarsi per forza di fatture definitive? Bisogna di altri chiarimenti? Allora, il progetto di notula è una prassi, se ho capito bene, nel senso che ovviamente, ripeto, per questo è competente sempre l'Agenzia delle Entrate, però queste domande ci sono state poste in altri casi e ho sentito la risposta che ha dato l'Agenzia delle Entrate, per cui la ripeto, però la ripeto con l'ufficialità di Claudio Di Stefano che ripete una domanda. Se volete un'ufficialità di domanda, di risposta, dovete chiamare l'Agenzia, contattare l'Agenzia delle Entrate. Non esiste nella fattispecie un progetto di fattura precedente. Il decreto legge dice che non può essere fatturato, se, non può essere, non si può provvedere al pagamento se non previo alla ricezione di una fattura elettronica. Per cui se il fornitore effettua una prestazione, successivamente alla prestazione deve mettere la fattura e gli può essere pagata solo dopo l'emissione della fattura. Quindi la prassi dovrà cambiare, dovrà essere adeguata appunto. Non dovrà esistere il progetto di notula che formalmente e fiscalmente non credo che abbia delle legalità, tra virgolette, ma dovrà essere messa direttamente la fattura, magari contestualmente con la prestazione. Perfetto, Maria Serena Lodecchi chiede, quindi le fatture cartacee non pagate alla data del 1 luglio 2015 dovranno essere riemesse dai fornitori in forma elettronica? Credo di sì, nel senso che comunque l'amministrazione non può provvedere al pagamento delle fatture se non informato, se non arrivate a fronte di fatture elettroniche, per cui successivamente potranno essere pagate solo se fatture elettroniche. Domanda di Cristina Valentini. Se si sceglie come modalità di ricezione la PEC, in che formato arrivano le fatture? Sono degli allegati alla PEC, vanno poi registrate nel registro unico e caricate sulla piattaforma certificazione crediti come avviene ora per le fatture cartacee? Dunque, la PEC arriva, la fattura arriva via PEC in un allegato, cioè un allegato è un file fattura, sia esso che arrivi via PEC, sia esso che arrivi per porta di dominio FTP, sono sempre, le fatture sono sempre degli allegati.xml.
La piattaforma di certificazione dei crediti e il registro unico, come ho detto prima, hanno un flusso dal sistema di interscambio, per cui con l'avvio della fatturazione elettronica anche per gli enti locali viene, tra virgolette, diminuito il lavoro di inserimento manuale che attualmente si fa. Cioè, attualmente le fatture cartacee vengono inserite sulla piattaforma di certificazione dei crediti. Con l'avvio della fatturazione elettronica, siccome un flusso dal sistema di interscambio è diretto verso la piattaforma, alcune informazioni sono già precaricate e l'amministrazione dovrà entrare all'interno della piattaforma dei crediti soltanto per confermare quei dati o modificarli qualora sia necessario modificarli. Per cui si avvantaggia di un precaricamento di queste attività. Stefania, scusate un attimo. Ok, Nicola Bellini chiede se un fornitore si accorge di aver sbagliato una fattura, la può autonomamente reinviare o deve essere prima rifiutata dall'ente? Purtroppo no, nel senso che uno dei controlli che vengono effettuati dal sistema di interscambio è la duplicazione delle fatture, cioè se la fattura è già passata dal sistema di interscambio, la stessa fattura non può passare dal sistema di interscambio se non a fronte di un rifiuto formale da parte dell'amministrazione. Per cui se l'amministrazione non ha ancora provveduto al rifiuto, il fornitore non può riemettere la stessa fattura. Deve aspettare il rifiuto oppure deve mettere una nota di credito che annulla quella fattura e metterne un'altra nuova. Stefania Spighi, se le fatture arrivano esclusivamente tramite PEC, si può già considerare quello un sistema di archiviazione dei file informatici? Purtroppo no, nel senso che esiste una legge specifica sui sistemi di conservazione che è stata varata il 31 marzo, il 31 dicembre del 2013 e è stata pubblicata a marzo del 2014, che dà le regole tecniche che devono avere i sistemi di conservazione. Tutto ciò che è nativo digitale deve essere conservato digitalmente. I sistemi di conservazione devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche. Per cui non vale come archiviazione il file XML, può valere come archiviazione interna, ma non è un sistema di conservazione opponibile all'Agenzia delle Entrate, perché come voi sapete le fatture devono essere conservate per 10 anni e in quel caso appunto devono essere conservate con un sistema di conservazione specifico. Allora, Marantono Tuffariello, nel caso di società partecipate interamente dall'ente, le fatture messe nei confronti della partecipata devono essere cartacee? Partecipate interamente dall'ente, le fatture emesse nei confronti della partecipata devono essere cartacee. Allora, il principio è sempre lo stesso: se la fattura deve arrivare a una pubblica amministrazione, la fattura deve essere elettronica. Quindi se la partecipata è un ente pubblico, allora la fattura deve essere un formato XML, deve andare al sistema di interscambio e il sistema di interscambio provvede a consegnarla alla pubblica amministrazione finale. Allora, altra domanda. Giovanni Del Bravo, qualora successivamente alla venuta ricezione della fattura elettronica l'ufficio competente all'aggiudizione si dovesse rendere conto che un'informazione contenuta nella fattura elettronica è sbagliata, ad esempio errata indicazione del CIP, è necessario farsi rimandare la fattura oppure correggere solo il dato nella contabilità dell'ente sulla piattaforma per la certificazione dei crediti? No, nel senso che è chiaro che tutte le informazioni contenute nella fattura non sono modificabili, quindi se le informazioni sono errate è necessario che vengano formalmente corrette. Quindi l'ufficio competente dovrà provvedere a farsi mandare una nota di credito che corregge quella fattura. In realtà, appunto, la fattura è elettronica, ma è come se fosse scolpita nella pietra, cioè comunque è un documento fiscale opponibile, ha determinate caratteristiche proprio perché deve garantirne la fiscalità e la univocità, tra virgolette, per cui le informazioni non possono, tanto che viene pure firmato, il file fattura deve essere firmato dal fornitore proprio per attestarne la autenticità e integrità, le informazioni non possono essere modificate in questo senso. Allora, domanda successiva.
Maria Grazia Cirone chiede come ci si comporta per le fatture pagate tramite Economato. Allora, ripeto, questa è una tematica tipicamente fiscale, per cui bisogna chiedere all'Agenzia delle Entrate in realtà. Se l'Economato paga la fattura tramite la somma diretta, la fattura dovrà essere sempre con, cioè tutte le fatture che arrivano a una pubblica amministrazione devono essere in formato elettronico. Per cui se io le pago in soldi contanti, piuttosto che con bonifico, piuttosto che con altro modo, la liquidazione è separata. Deve essere comunque una fattura elettronica, questo è il quantum. Per cui se è una fattura, se la prestazione richiede una fattura per essere pagata, questa fattura deve essere in formato elettronico. Poi le modalità di come la pago io, se invece è necessaria soltanto una ricevuta oppure uno scontrino, questa non è fattura, può non essere elettronico. Abbiamo un'altra domanda relativa alla nomina del referente. Può essere, è di Maria Bonaria Soru. Può essere nominato un referente dell'amministrazione in materia di fatturazione elettronica indipendente preposto all'ufficio protocollo, anche se non ha un codice unico ufficio attribuito in questa pubblica amministrazione? Ad esempio, fa l'esempio della sua, sono tre gli uffici con codice unico ufficio, finanziario, amministrativo e tecnico, che indicano come canale di ricezione la PEC del protocollo. Per cui loro sono già adeguati, nel senso già hanno inserito i servizi di fatturazione elettronica all'interno dell'IBA e quindi hanno scelto già i tre canali di ricezione delle fatture del PEC. Nessuno vieta che, ripeto, il referente sia è un'interfaccia, è colui che viene contattato qualora ci siano delle problematiche inerenti appunto al processo di fatturazione, ad esempio se la PEC diventa inesistente oppure non consente al sistema di interscambio di inviare le fatture perché è appunto non funzionante, in quel caso viene chiamato il referente della fatturazione elettronica proprio per chiedergli di informarsi e di fare da tramite, da interfaccia con la propria amministrazione ai fini della risoluzione di questa problematica tecnica. Può essere chiunque all'interno dell'amministrazione, non è una carica. Come si dice, non è una carica che è legalmente riconosciuta con determinati criteri o individuata da un dispositivo normativo, è una carica che è richiesta per il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica. È una nomina che viene effettuata poiché è necessario avere un'interfaccia unico di fatturazione elettronica. Allora, Roberta D'Ascenzi, sempre sulla falsariga delle domande precedenti, sono partecipata al 51% di capitale pubblico e il restante 49% privato, deve ricevere le fatture in formato elettronico? Ripeto, l'elemento discriminante se fa parte di fatturazione elettronica o no è appunto che sia una pubblica amministrazione. Se la partecipazione al 51% di capitale pubblico fa sì che questo ente sia collocato all'interno dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni che concorrono al bilancio consolidato dello Stato, allora quella società, è un ente non economico e per cui deve sottostare ai requisiti di fatturazione elettronica. Se invece è partecipata al 51% da un ente pubblico, ma è una società a tutti gli effetti privati, con un bilancio proprio, con degli introiti, con degli no, che lo fanno diventare un ente economico, allora non ci sono presupposti, probabilmente non è inserito neanche nell'elenco Istat. Non ci sono i presupposti per farlo ritenere una pubblica amministrazione che deve sottostare. Allora, Barbara Giuliani, potrebbe darci informazioni su quali adempimenti dobbiamo mettere in atto per la conservazione della fattura elettronica? Allora, come ho detto prima, la conservazione è un altro progetto fondamentale dell'agenda digitale, al pari della fatturazione elettronica. Esiste tutto un decreto normativo che è il decreto credo del 31 dicembre del 2013 pubblicato a marzo del 2013 che dà le regole tecniche per i sistemi di conservazione. Io ora ovviamente a memoria non li ricordo esattamente. Se andate sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella parte di amministrazione digitale c'è un'area riservata alla conservazione e lì ci sono tutte le informazioni e i riferimenti normativi a cui fare riferimento per poter ottenere le informazioni che vi servono.
Allora, passando alla domanda successiva, che se sempre sulla falsariga, quindi non so, la leggiamo rapidamente. Anche le società partecipate totalmente in house sono soggette agli obblighi di ricezione di fatture elettroniche. Vale la Perfetto, risposta sì, vale la risposta precedente. precedente, leggete l'elenco Istat. Perfetto. Cristina Valentini, se le fatture arrivano in formato XML, come le convertiamo? E questo fa parte della fase che dicevo di adeguamento dei sistemi informativi. È chiaro che il file XML è un formato dati che è stato scelto poiché è il formato dati più compliant con tutti i sistemi di contabilità o con tutti i sistemi informativi, oltre ad essere anche un formato che è riconosciuto a livello europeo e quindi consente a siccome l'agenda digitale italiana deriva dall'agenda digitale europea che attuerà la fatturazione elettronica anche per tutti gli stati membri, è chiaro che ci porta avanti rispetto agli adempimenti nei confronti dell'Europa per la fatturazione elettronica. È chiaro quindi che il sistema informativo dovrà essere adeguato e dovrà avere un visualizzatore, dovrà avere un applicativo che consente la visualizzazione più adatta per la gestione delle fatture del formato XML. Allora, diamo un secondo Aspettate un attimo. al nostro relatore per bere un bicchiere d'acqua. Nel frattempo passiamo alla domanda successiva. Se le fatture rimangono come È conseguenza. ricavabile una stampa, magari PDF, della fattura elettronica in modo da poter essere firmata per la liquidazione Responsabile competente o dal tutto. responsabile del servizio competente o tutto il processo deve essere gestito tramite sistemi informatici anche all'interno dell'ente? Grazie per le precedenti risposte, grazie a Nicola Bellini. Allora, per quanto riguarda la ratio del decreto legislativo, è quello che tutto il processo venga automatizzato e che quindi si abbandoni definitivamente quello che è la carta. Per cui si auspica, che il processo e quindi tutto il ciclo diventi, dematerializzato. Partendo anche dall'ordine, se arriviamo a effettuare un ordine, dematerializzato, la gestione delle fatture dematerializzate, contabilizzazione e conservazione e un mandato di pagamento informatico, abbiamo dematerializzato tutto il ciclo e abbiamo ovviamente posto in essere le condizioni per effettuare dei risparmi. Ci sono degli studi dell'Osservatorio del Politecnico di Milano che attestano dei risparmi per la pubblica amministrazione di circa 1 miliardo e 6 all'anno se il ciclo di fatturazione elettronica va a regime. Questi 1 miliardo e 6 diventano 6 miliardi e mezzo se tutto il ciclo viene automatizzato. Quindi questa è la ratio. Ovviamente si deve cercare di attuare delle prassi affinché la liquidazione possa avvenire in formato elettronico sull'XML. Detto questo, allo stato attuale non esiste nessun divieto di effettuare delle stampe per una successiva lavorazione. Ovviamente nelle more che tutto questo non venga normato da appositi decreti o dispositivi normativi. Cioè attualmente non esiste un dispositivo normativo che vieta a nessuno di stampare e lavorare cartaceamente quella fattura, però c'è l'obbligo di conservarlo elettronicamente poiché è nato digitalmente e comunque. E quindi una volta che lo conservate digitalmente e lo lavorate, perché non lavorarlo pure digitalmente anche nella fase di pagamento? Chissà, ripeto, è una scelta che poi l'amministrazione deve effettuare. Allora, Marta Michetti, siamo un comune piccolo. Ad oggi ciascuno dei sei settori riceve la fattura e predispone l'atto di liquidazione che in seguito fa avere alla ragioneria per il mandato. Dateci un consiglio. È meglio attivare il NIPA, sei uffici e far gestire le fatture ai singoli settori o accentrare la ricezione delle fatture presso un unico ufficio? Protocollo ragioneria, grazie. Grazie a Marta Michetti. Anche per la richiesta così di supporto diretta. Allora, come ho detto prima, bisogna effettuare un'analisi di quello che è il processo attuale e lei ci ha descritto molto chiaramente qual è il processo attuale. La discussione è questa: la fattura elettronica ha come elemento distintivo il codice ufficio, per cui la fattura arriva con quel codice ufficio. Questo potrebbe far sì che le informazioni all'interno
non siano sufficienti per poterle destinare ad altri uffici. Cioè, nel senso, io posso anche avere un unico ufficio su IPA che mi semplifica la situazione di molto perché ho un unico codice ufficio, posso utilizzare l'ufficio centrale di fatturazione elettronica che già mi trovo, quindi modifico soltanto il canale di comunicazione. Ho un unico centro per la protocollazione per cui tutte le fatture passano da lì. È chiaro che poi tutte le fatture che arrivano all'ufficio protocollo ci deve essere qualcuno che abbia la competenza o la capacità di poterle destinare a chi devono essere poi destinate definitivamente. Cioè la persona che riceve questa fattura deve essere in grado di poter capire se quella fattura che è arrivata è all'ufficio tecnico o piuttosto che all'ufficio del bilancio, piuttosto che ad altri uffici che adesso non mi vengono in mente, cioè ad altri settori. Qualora appunto la persona che riceva la fattura non sia staffata, non abbia le competenze tali da poter discernere qual è la competenza di quella fattura, allora forse è il caso che le fatture arrivino direttamente a chi deve essere competente per la gestione di questa fattura e poi magari possono essere mandate successivamente per la conservazione ad un unico elemento che le provvede a conservare. Ripeto, tutto dipende da com'è la vostra organizzazione in questo senso. Bisogna fare delle analisi, tra virgolette, di opportunità anche. Quindi, se da un lato c'è il vantaggio che avete un unico codice, potete utilizzare il codice ufficio centrale, eccetera, eccetera, questo deve avere alle spalle. Chi riceve la fattura deve avere le competenze di poter smistare le fatture attraverso anche la lettura del singolo dei campi interni della fattura, quindi dell'oggetto piuttosto che del credito, tra virgolette, della descrizione delle linee di descrizione della fattura. Perfetto, c'era un'ultima domanda alla quale però abbiamo già implicitamente risposto, Donatella Caruso, riguardo a un anticipo rispetto alla data di avvio obbligatoria. Mi sembra che in una delle risposte Sì, precedenti. purtroppo, ripeto, come ho detto prima, la legge prevede che che si può avviare anticipatamente ufficialmente la fatturazione elettronica, ovviamente previo un accordo con tutti quanti i fornitori. È chiaro che se io ho un codice o un ufficio che fa riferimento ad un unico fornitore, io posso ovviamente mettere in atto con quel fornitore un accordo per cui lui mi manderà soltanto le fatture elettroniche, cioè l'accordo a cui fa riferimento il decreto normativo è l'accordo di tutti i fornitori che mi devono mandare le fatture in quegli uffici destinatari. Quindi questa può essere ovviamente una modalità, nel senso che io posso avere un ufficio che avvia anticipatamente la fatturazione elettronica e in quell'ufficio tutti i contratti afferenti a quell'ufficio sono uno o due o tre fornitori o comunque un numero di fornitori che sono stati preventivamente avvisati, avvertiti e con i quali ho stipulato un accordo per la ricezione delle fatture in quell'ufficio nella modalità elettronica. Altrimenti, come ho detto prima, è possibile utilizzare la sezione del sito fatturapia.gov.it per la simulazione e quindi effettuare con essi, appunto, quindi con l'Agenzia delle Entrate, una sperimentazione della ricezione delle fatture piuttosto che dei canali di trasmissione. Si entra, in quel caso si entra nella zona riservata alla simulazione che dal momento in cui ci si inserisce è valida e resta aperta per 60 giorni e attraverso appunto le credenziali Fisco Online oppure attraverso la CNS e effettuare delle simulazioni che possono dare luogo a tutte le informazioni che mi interessano.